eccomi qua. Volevo farvi vedere, visto che ho visto. Su YouTube ci sono molte persone che fanno recensioni di libri, ma non ho trovato nessuno che fa recensioni su libri di musica. Quindi ho comprato questo, Metodo per ukulele autodidatta di Roberto Bettelli, Volonté e Co. Appunto per imparare l'ukulele autodidatta. Nel libro è compreso un CD, nell'ultima pagina c'è il CD. Il libro costa 16,90 euro, io l'ho andata a prendere con le spese di spedizione, 23,30 euro speso. Beh, mi sembra comunque buono, fatto bene, nel senso, per chi come me non ha mai suonato uno strumento a corde, diciamo che è utile. Magari uno che già suona la chitarra, non so, potrebbe trovarlo troppo facile, non so, per me mi sembra interessante. Spiega l'ukulele come è fatto. C'è la paletta, le chiavette, ponticello, le stanghette, queste qui dorate, i tasti, il manico, tutto praticamente. Piano armonico, le corde, il ponte, i tasti sono già qui, io non so come l'avrei chiamato, praticamente dove si posiziona il dito per fare la singola nota, questo è il tasto. C'è anche un po' di teoria musicale, dice come posizionarsi per suonare meglio l'ukulele correttamente, che dito utilizzare, che si può usare per fare gli accordi tutta la mano, prima così, o solo il pollice, l'alto verso il basso, oppure l'indice. Tutta la mano dall'alto verso il basso per fare gli accordi, il pollice dall'alto verso il basso, tutte le corde, anche questo per fare gli accordi, anche qui, e invece l'indice per fare una corda per volta, per praticare singolarmente le corde, per fare quindi le linee melodiche. Nella mano sinistra, il pollice dietro e le dita praticamente sul tasto. Per iniziare mi essere seduti, poi volendo si può suonare anche con i piedi. Nel CD che è legato al libro ci sono 87 tracce. La prima traccia serve appunto per accordare l'ukulele, ci sono le note, si può accordare così a orecchio. Se non dice, si può accordare con la tastiera del pianoforte, allora così praticamente le note dell'ukulele corrispondono a questo, nel pianoforte, il do, il mi, è questo, sole, la. Oppure si può accordare con gli diapason oppure con un accordatore elettrico. Mi sembra l'accordatore elettrico più facile, diciamo, per accordare. Perché dice lui sicuro che è giusto. Se no orecchio, insomma, è complicato. Anche al pianoforte do è quello centrale del pianoforte. C'è anche un po' di teoria musicale, dice il pentagramma, che è formato da 5 linee, o righe, 4 spazi, la chiave di violino, che si
chiusa per l'ukulele, la chiave di violino e la chiave di sol, le note mi, sol, si, re, fa, sono sui righi, mi, sol, si, re, fa, sui righi, e negli spazi fa, la, do, mi. Figure i valori delle note, semi breve che dura 4 quarti, la minima 2 quarti, la semi minima 1 quarto, la croma 1 ottavo e la semicroma 1 sedicesimo. Tempo, il brano musicale viene suddiviso in tante battute. Per determinare quando ci si ferma in ogni battuta, cioè quanto dura praticamente, si dice per esempio 4 quarti, il numero sopra corrisponde a 4 battiti per ogni misura e quello sotto, una nota deve essere in quella misura. Quindi per esempio la nota da un quarto, cioè deve essere 4, oppure una semi breve in una misura se è da 4 quarti. La battuta viene suddivisa, cioè il brano musicale viene suddiviso in tante battute. Per esempio alcune note sono fatte con una corda vuota, per esempio il do, le corde partono dal basso, prima corda, seconda corda, terza corda e quarta corda. Il do, terza corda. Senza un tasto per esempio. Il re invece con un medio nel secondo tasto della terza corda. O mi, sempre corda vuoto, la seconda corda. Il fa con l'indice, la seconda corda, il primo tasto. Il sol, seconda corda, sempre ma terzo tasto. Quindi do, senza niente. Re, terza corda, secondo tasto. Mi, seconda corda a vuoto. Il fa, seconda corda, primo tasto. Il sol, seconda corda, terzo tasto. Fare un esercizio. Mi, sol, mi, sol, fa, sol, fa, sol, mi, sol, mi, sol, fa, a fare un altro esercizio con do e re, è un po' più facile. Do senza niente. Do di nuovo, re, 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 do senza niente, re, un esercizio con tutte le note, quelle che abbiamo visto fino adesso, do, re, mi, fa, sol, quindi do a 4 quarti, do, re, mi, fa, sol, c'è una musica a chiaro di luna tradizionale francese che è questa, l'esercizio 8 e 9, perché praticamente il primo esercizio c'è l'ukulele,
quindi uno ci può suonare sopra, il secondo invece senza, solo con una base musicale. Proviamo a farlo. Do, senza niente. Poi invece proviamo. Thank you.